Ciao a tutti, buona domenica a tutti. Passate le feste natalizie, non è passata sicuramente la festa della cucina. Che cosa ci prepariamo per questa domenica di speciale? Allora, ieri al mercato ho trovato questi bellissimi calamari. Perché non farli ripieni? Ecco, volevo trovare un modo nuovo per riempirli, per fare una farcia diversa. Non con il solito pane grattugiato piuttosto che il pane ammollato nel latte, ma voglio provare a fare qualcosa di diverso. Lo facciamo insieme? Seguitemi ai fornelli. E tagliuzzeremo i tentacoli per poterli utilizzare ed inserire nella farcia. Questa farcitura io ho sbollentato precedentemente due patate, quindi mettiamo dentro i nostri tentacoli. Qualche capro di Sicilia lo tagliuzziamo in questa maniera qua, lo tritiamo così, appena appena. La parte croccante, qualche pinolo, una grattugiatina di scorza di limone, mi sono appena arrivati dalla Sicilia, un po' di pepe. E adesso amalgamiamo tutto, incominciamo a farcire i nostri calamari. Farcito i nostri calamari e li abbiamo chiusi con lo stuzzicadenti. Adesso andremo in padella, un filo d'olio e li faremo cuocere per 10-15 minuti. Ecco qua i nostri calamari ripieni e adesso non ci rimane che assaggiarlo. Ma che ve lo dico a fare? Ciao a tutti! Questa ricetta e altre le potete trovare sui miei libri di cucina A tavola e Dalla mia cucina alla vostra. Sono acquistabili e ordinabili su Amazon oppure su una libreria di vostro piacere dove potete farli ordinare e farli arrivare direttamente in libreria. Vi ringrazio, alle prossime ricette. Ciao a tutti!